Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo episodio di Vite Straordinarie. Oggi parliamo di una vita davvero straordinaria, quella di Charles Darwin. Forse non straordinaria proprio per quanto lui fece, ma straordinaria per quanto lui ci ha lasciato. Cioè un nuovo modo di intendere il nostro passato, non solo come uomini, ma proprio come forme di vita sul pianeta. Lui ha riscritto davvero, nel vero senso della parola, la storia di quello che crediamo reale, di quello che sono le nostre radici, le nostre origini. E infatti il suo libro più famoso si chiama Le origini delle specie. Vediamo la vita di Charles Darwin in questo appassionante video. E so che questo video scatenerà tanti commenti, perché credo che non tutta l'opera di Darwin sia stata ben compresa e che ancora oggi, dopo così tanto tempo, possa scatenare tante energie, tanti commenti contrastanti. Ma vi invito a discutere su quello che voi credete che sia la verità. Comunque andiamo a vedere la vita di questo grande naturalista inglese. Nel XIX secolo la scienza era ancora strettamente intrecciata con la religione. L'idea che la Terra avesse poche migliaia di anni e che le specie fossero immutabili, che ogni vita fosse il frutto di una sorta di creazione divina, era accettata senza discussione. Si credeva che quella fosse la verità e la religione spingeva in quella direzione e nessuno aveva il coraggio di sfatare questo mito. Questo fino a quando un ragazzo dalla barba da filosofo e l'animo da esploratore partì dall'Inghilterra e, vedendo le specie, gli animali nel mondo, capì che le cose non erano come erano state raccontate fino a quel momento. Da quel viaggio Charles Robert Darwin tornò con un'idea diversa e dopo molti anni ebbe il coraggio di pubblicare quelle idee contro tutto e tutti. Siamo infatti in un momento in cui la scienza deve combattere con quanto si ritiene vero e la religione ha l'ultima parola su tutto, no? Il cosiddetto creazionismo, il fatto che tutto fosse stato creato dal volere di Dio e che non avesse poi così tanto tempo alle spalle. Lui nacque nel 1809 in un paesino dell'Inghilterra chiamato Shrewsbury. La sua era una famiglia della buona borghesia inglese. Era quinto di sei figli e il nonno Erasmus era un veterano medico, poeta, pieno di idee naturaliste che forse misero un seme nelle idee del piccolo Charles. La famiglia ha un buon reddito e il padre di Charles, Robert, decide che il futuro del figlio sarebbe stato come il suo presente, essere medico. Quindi Charles intraprende questa strada di studi medici, ma ben presto si accorge di non essere adatto a quella professione, perché si impressiona in modo incredibile alla vista del sangue. Appena vede un'operazione di un ragazzo, poi, che stava soffrendo molto davanti a lui, quella visione lo impressiona, lui scappa a gambe levate e capisce che non potrà mai fare né il medico né il chirurgo nella vita. Quindi diciamo che aveva preso molto più dal nonno che dal padre. E proprio quest'ultimo decide di provare a fargli intraprendere la strada della chiesa per farlo diventare pastore anglicano. Quindi lo manda a Cambridge e lo avvia agli studi necessari per intraprendere appunto questa professione. Ma anche questa era una soluzione più per appagare le volontà del padre che non quelle del figlio. E infatti anche lì Charles si dimostra poco adatto agli studi, poco interessato a quanto Cambridge aveva da dire a lui. Invece che studiare, va in giro per le campagne, cattura insetti, li studia, inizia a studiare la natura, insegue i topi, ma ben presto vedrà una natura molto più florida. Comunque Charles continua da autodidatta i suoi studi di botanica, naturalistica e mineralogia. Seleziona insetti, li cataloga, scarabei soprattutto. In questa fase compare un professore dal nome Henslow, che intravede le grandi capacità del ragazzo.
capisce che quel ragazzo ha una sensibilità per la natura che molti non hanno. Nel 1831 Henslow viene a sapere che la nave HMS Beagle è alla ricerca di un naturalista per un lungo viaggio di esplorazione intorno al mondo. Il Beagle è un'imbarcazione, un brigantino per l'esattezza, della Royal Navy che ha l'incarico di mappare le coste dell'America meridionale. Si dà il caso che il capitano di questa nave, vista l'importanza della missione, vuole al suo fianco un naturalista per abbinare lo studio delle mappe a quello, appunto, della natura dei luoghi che saranno visitati in questo lungo viaggio. Un viaggio della durata di ben 5 anni, un'odissea praticamente. Ricordando che a quel tempo, quando si partiva per viaggi del genere, non si sapeva davvero se si sarebbe tornati. Charles vuole partire per quel viaggio e il professor Henslow spinge perché sia lui il naturalista a bordo di quella nave, ma il padre di Charles si mette contro. Pensa che sia perdita di tempo, anche perché il viaggio non è pagato, e anzi Charles dovrà sostenere delle spese per procurarsi quanto necessario, e quindi saranno agli occhi del padre 5 anni davvero buttati via, e in un certo senso lo possiamo anche capire. Le paure che aveva questo padre, perché il figlio fino ad allora si era dimostrato uno smidollato, aveva lasciato ogni studio che aveva intrapreso e non aveva ancora combinato niente. Quindi ci fu una lotta in famiglia, una lotta che fu risolta dallo zio, lo zio di Charles, che insistette molto perché Charles possa partire, vedendo in questo viaggio la possibilità che il ragazzo trovi finalmente la sua strada. E così fu. Il 27 dicembre 1831 la Beagle salpa da Plymouth. Il viaggio sarà segnato da oceani tempestosi, febbri tropicali, deserti infuocati, foreste imperscrutabili. E in ogni posto visitato Charles disegna, cataloga, raccoglie campioni, studia e cerca di capire. Non è un gran chiacchierone il nostro Charles, non ha uno spirito molto intraprendente, è proprio un osservatore. Lui riesce con la sua sensibilità a studiare quello che ha davanti. Quando può, il nostro Charles si addentra nei villaggi indigeni, si avventura nelle pampe argentine, scala le Ande. Ogni nuova tappa del viaggio aggiunge un tassello al mosaico che si sta formando nella sua testa. Ma il vero cambiamento nella testa di Darwin avverrà quando la nave si fermerà alle isole Galapagos. Qui scocca la scintilla che veramente fa cambiare tutto. Darwin alle isole Galapagos osserva un fenomeno straordinario. Ogni isola, pur se vicina alle altre, ospita una variante differente di fringuelli, iguane e tartarughe. Soprattutto i fringuelli fanno capire a Darwin che questo uccello si è adattato alle differenti condizioni delle isole. Isole Galapagos, quindi molto vicine l'una all'altra, però comunque leggermente diverse. Nota Darwin che i beccucci dei fringuelli mostrano adattamenti mirati. Alcuni sono robusti per rompere i semi duri, altri affilati per catturare insetti, altri ancora sottili per spingere la lingua tra le crepe delle rocce. Forse è proprio in quei momenti che Darwin intuisce che non esiste un prototipo immobile, ma una miriade di forme che si modellano in risposta all'ambiente. L'adattamento però non è casuale. Richiede tempo, generazioni e una serie di piccole variazioni introdotte dalla selezione naturale. Ovvero il processo per cui chi è più adatto a sopravvivere lascia più discendenti. Dopo 5 anni in giro per tutto il mondo, nel 1836 l'HMS Beagle approda nuovamente a Plymouth. È la fine di un viaggio incredibile che ha fatto capire al nostro Charles tantissimo. Darwin in quel momento ha soli 27 anni, ma ha con sé più di 1500 esemplari catalogati durante il viaggio.
a migliaia di note, schizzi, mappe, disegni, schemi. Parte del mondo scientifico vorrebbe capire quello che lui ha compreso in quel viaggio, perché si tratta di un'occasione unica per un naturalista di vedere certe cose. Però Darwin non pubblica, sceglie il silenzio. Si ritira nella tranquilla campagna inglese, nella contea del Kent, e si sposa con Emma Bedgood. Avranno 10 figli, anche se 3 purtroppo moriranno prematuramente. Charles in questo lungo periodo continua a fare il naturalista, pubblica qualcosa, ma mai nulla di straordinario, e coltiva la sua teoria in un silenzio quasi rituale, quasi incredibile. Nel frattempo studia lombrichi, colombi, orchidee, osserva la crescita anche dei bambini, cerca di capire le leggi della variabilità. Probabilmente Darwin in questo periodo ha una sorta di timore, quello delle reazioni della Chiesa alla sua teoria, e non ha tutti i torti. Forse il mondo non era ancora pronto per supportare e sopportare i cambiamenti della visione da lui proposta. Infatti la sua teoria mette in discussione l'autorità della Chiesa, la genesi divina, il ruolo centrale dell'uomo. In questo periodo Darwin si ammala, ha molti generi di disturbi, forse legati a fatti psicosomatici, non si sa bene che tipo di problemi Darwin abbia avuto. Erano disturbi cronici dello stomaco, eruzioni cutanee, malesseri inspiegabili, forse proprio legati a questa tensione che lui sentiva dentro, la paura di rivelare quello che aveva capito e le conseguenze che le sue parole avrebbero potuto creare. Arriva il 1858 e cambia tutto, perché a quanto pare un esploratore in viaggio in Indonesia dal nome Alfred Russel Wallace vuole pubblicare un libro che sembra avere le stesse teorie di Charles Darwin. Darwin capisce che se non si muove a pubblicare il suo libro potrebbe perdere la paternità delle sue idee. Spronato da alcuni amici, organizza una presentazione del libro a Londra e il 24 novembre 1859 esce il suo capolavoro, L'origine delle specie. È una sorta di terremoto. Il libro vende 2000 copie, cioè tutte quelle stampate, il primo giorno. Viene ristampato continuamente in differenti edizioni che vanno tutte a ruba. Sembra in quel momento che tutti vogliano leggere le teorie di Charles Darwin. Ed è un evento abbastanza raro per un libro scientifico, se ci pensiamo. Le reazioni spaziano dall'entusiasmo al rigetto. I giornali illustrati diffondono la famosa vignetta di Darwin, che si trasforma in una scimmia, e lo titolano La vera origine dell'uomo, sfottendo il naturalista. Molti non accettano e trovano disgustoso e contrario a ogni tipo di religione il fatto che l'uomo, creatura così pura, possa discendere anche in modo lontano dalle scimmie. Non possono accettare questa teoria. Darwin risponde con un'altra pubblicazione. Nel 1871 pubblica The Descent of Man, applicando le sue teorie proprio alla specie umana e introducendo la nozione di selezione sessuale. Le sue teorie hanno tracciato una strada, ma è una strada che non ha ancora gli strumenti per essere compresa bene. Solo qualche anno dopo, grazie all'avanzare della scienza, si avranno le prove che tutto quello che Darwin aveva compreso e suggerito era concreto. Nel 1953 viene decifrata la struttura del DNA e si svela il meccanismo con cui l'informazione genetica si conserva e si replica. La scoperta del genoma umano e il confronto con altre specie confermano l'intuizione di Darwin. Ogni forma di vita è scritta con lo stesso alfabeto molecolare. Oggi sappiamo che condividiamo il 98% del nostro DNA con lo scimpanzé. Come detto, nonostante la schiacciante quantità di prove a supporto delle teorie di Darwin, non tutti abbracciano la sua evoluzione. Negli Stati Uniti si sviluppa un movimento creazionista che rifiuta i miliardi di anni di evoluzione, preferendo un'interpretazione letterale della Genesi.
Darwin non cercava lo scontro, era un uomo modesto, pacato, profondamente razionale. Non credeva in un Dio personale, ma non si definì mai ateo. Era, come scrisse lui stesso, agnostico. Sapeva che la scienza deve fermarsi dove i fatti finiscono. Morì il 19 aprile 1882, a 73 anni. Fu sepolto con onori solenni nell'abbazia di Westminster, accanto a Newton, un riconoscimento raro, ma tardivo. Oggi l'evoluzione è il fondamento della biologia moderna. La genetica, la paleontologia, la medicina, la psicologia evoluzionistica, tutto parte da lì. E il pensiero darwiniano ha trasformato non solo la scienza, ma anche il nostro modo di concepire noi stessi, il nostro passato e il nostro posto nel mondo. Darwin non era un eroe romantico, non era un oratore, non cercava fama. Era un uomo pieno di dubbi, di rispetto per la complessità del mondo. Ma è proprio questo che lo ha reso straordinario. Ha osato guardare il mondo così com'è. Ha visto la bellezza nel cambiamento, nel dettaglio minuscolo, nel tempo infinito. Disse queste parole: «Ci sono grandezza in questa visione della vita, che, essendo stata originata da forme tanto semplici, si è evoluta in un'infinità di forme, sempre più belle e meravigliose». Quando Darwin pubblicò L'origine delle specie, non conosceva ancora i meccanismi esatti della trasmissione dei caratteri, non conosceva il DNA nei geni, né la genetica mendeliana, non poteva sapere come si trasmettono le variazioni tra generazioni, né cosa accade nel profondo delle cellule. Eppure la sua intuizione era straordinariamente precisa. Solo decenni dopo, a partire dal XX secolo, la genetica ha dato conferma sperimentale alle sue teorie. La scoperta del DNA nel 1953 ha mostrato che tutte le forme di vita condividono lo stesso codice molecolare. Il genoma umano, mappato completamente nel 2003, ha dimostrato che condividiamo più del 98% del nostro DNA con lo scimpanzé, che ogni cellula del nostro corpo racconta una storia antica, profonda e condivisa. Nasce così la cosiddetta sintesi moderna, la fusione tra la teoria dell'evoluzione di Darwin e la genetica di Mendel. Una cornice scientifica ancora oggi solida, capace di spiegare l'evoluzione con straordinaria precisione. La selezione naturale esiste, ma oggi sappiamo che agisce su variazioni genetiche, frutto di mutazioni casuali e ricombinazioni. Secondo i creazionisti, il mondo non si è evoluto in miliardi di anni, ma è stato creato così com'è da un'intelligenza superiore, spesso identificata con Dio. Alcuni creazionisti, pur non rifiutando del tutto l'evidenza scientifica, propongono il cosiddetto intelligent design, l'idea che la complessità della vita non possa essere spiegata senza un progetto intenzionale. Ma la scienza non lavora su dogmi, lavora su prove, osservazioni, previsioni verificabili. Gli esperimenti di laboratorio mostrano l'evoluzione in tempo reale, su batteri, virus, insetti. Il fossile di Tiktaalik, scoperto nel 2004, mostra il passaggio dall'acqua alla terra, proprio dove gli scienziati evoluzionisti lo avevano previsto. La genetica spiega persino malattie ereditarie come la fibrosi cistica o l'emofilia, nate da mutazioni trasmesse lungo le generazioni. Il dibattito quindi non è tra scienza e fede, è tra modi diversi di leggere il mondo. La teoria dell'evoluzione non pretende di rispondere alle domande sul senso della vita, sul bene, sul male, sull'esistenza o meno di Dio, ma ci dice come la vita è cambiata e come continua a cambiare. E oggi, grazie a Darwin, possiamo guardare ogni creatura, un fiore, un pipistrello, un uomo, e vedere una parentela remota ma reale, una storia comune, scritta nei geni, un albero, non una piramide, con rami che si biforcano, si estinguono e si trasformano. Non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Charles Darwin.